Questo programma è offerto da amici, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Oggi, come promesso, sono con Federica Ferraresi per tentare un tiro a lunga distanza. Vero Federica? Con gli strumenti giusti? Sì, sì, esatto. Infatti qua abbiamo una Sabaty Tactical Evo US, poi montata sopra una Leupold Mark 5 HD, ovviamente ingrandimenti 5, 25, 56, e parliamo di un'ottica militare. Esattamente, quindi, derivazione esatto. Militare. Quindi esatto. Chiaramente con un reticolo sul primo piano focale, con tutti i crismi, no, per poter effettuare un tiro a lunga distanza con la strumentazione giusta per poterlo effettuare. Bene, noi ci prepariamo, ci diamo la linea a Valentino per le consuete spiegazioni e ci vediamo più tardi per la prova a caccia. Eccoci qua di nuovo gentilmente ospitati dall'azienda vitivinicola alla Spinosa per presentare quella che è una novità di casa Sabaty, e cioè la Tactical Evo US. US perché? Perché Sabaty ha realizzato questo modello con un occhio di riguardo per il mercato statunitense, ma ha avuto per fortuna la bontà di volerla dare anche al mercato italiano, e io ne sono molto grato perché racchiude delle caratteristiche molto interessanti e adesso le snoccioliamo una per una. Veniamo dalla canna, che da sempre è protagonista delle realizzazioni Sabaty, dotata di freno di bocca a tre port con tre feritoie, appunto, presunto sono inclinate, quindi dovrebbe essere ancora più efficace, montato su una canna da 26 pollici, in questo caso in calibro 308, con passo di rigatura 1,11 e sempre naturalmente multiradiale. La volata è da 22 e la filettatura è 5/24, come naturalmente ci si aspetta da un'arma che nasce per il mercato americano. La canna poi è collegata all'azione Sabaty Long Range con il nuovo design con otturatore a tre tenoni di chiusura bello massiccio, che qui vediamo è dotato anche di scanalature per rimuovere sporco e ridurre leggermente il peso, ma in questo caso è più per quello che riguarda lo sporco e quindi continuerà a mantenere la scorrevolezza anche in condizioni non proprio ideali. L'azione è bella massiccia e ha la caratteristica di essere semiflottante, e adesso vediamo perché. Il collegamento con la calciatura è dato da due pillar, due colonnine in acciaio, che offrono l'unico punto di ancoraggio con l'arma, quindi abbiamo l'unico ancoraggio che ci serve e nessun'altra parte dell'azione è collegata fisicamente alla calciatura, e questo gli consente libertà di movimento e libertà di trasferire le vibrazioni armoniche, e questo consente di avere una maggiore costanza e maggiore precisione. Il caricatore è di tipo, come vediamo, amovibile, è un caricatore prismatico che supporta le munizioni delle dimensioni del 308, e il pattern della sede del caricatore è compatibile con i caricatori accuracy. Io personalmente avrei preferito un'interfaccia MacPull per ridurre magari i costi e anche l'accessibilità ai caricatori, ma parliamo sempre comunque di prodotti di estrema eccellenza. Lo scatto è il classico tre leve Sabaty con una percorsa praticamente inesistente e uno sgancio molto netto e molto corto, e un collasso anch'esso molto corto, l'ideale per quella che dovrebbe essere appunto una carabina da tiro di livello. Tornando alla calciatura, vediamo che ha una finitura particolare, se vogliamo quasi marmorizzata, è nera con appunto queste finiture bianche che le dona un aspetto piuttosto accattivante. Somiglia alla classica calciatura della Tactical Synth, ma non lo è. Innanzitutto il polimero è stato rinforzato ed è dotata di alcuni accorgimenti per trasportarla appunto nel mondo moderno. Come vediamo
Abbiamo degli inserti QD che ci consentono di installare delle magliette da cinghia a sgancio rapido e sono presenti da entrambi i lati, come vediamo qui, sia davanti naturalmente che dietro. E questo consente una grande flessibilità d'uso. Tanto davanti abbiamo la slitta piccatini avvitata sulla calciatura che ci consente di montare sia bipiedi sia eventuali altri tipi di accessoristiche che potessimo voler immaginare, sempre con interfaccia piccatini. E infine, riprendendo sempre dalla Tactical Synth, abbiamo il sistema di regolazione del calcio classico con ghiera che consente di regolare il poggia guancia, offre anche una discreta resistenza e la trovo ancora meglio rifinita di quelle delle precedenti versioni. A posto. Qui abbiamo in fondo il calciolo, che è una gomma non troppo cedevole, ma che comunque offre il giusto comfort alla spalla durante il tiro. Un'arma del genere naturalmente avrebbe bisogno di un'ottica di un certo tipo e abbiamo scelto un Leupold Mark V. Sì, è una scelta anche tra i canocchiai di altissimo livello al quale esso appartiene, una scelta quasi poco convenzionale perché è un'ottica che da noi è veramente poco diffusa, quindi questa sarà un'occasione per poterne carpire le caratteristiche. Innanzitutto vediamo, ha un corpo molto lungo, molto slanciato, ma ha un peso veramente ridotto per la categoria. Ha la ghiera per gli ingrandimenti, questo è un cannocchiale 5-25 e vediamo in quanto poco spazio riesce a passare dal minimo al massimo ingrandimento e lo fa in maniera molto fluida e morbida e comoda grazie a questa leva zigrinata che aiuta la rotazione. La torretta ha il sistema suo proprietario della Leupold, che vediamo ha un sistema di bloccaggio a pulsante che consente di effettuare appunto quelle che sono le regolazioni e non soltanto questo, ha un avviso tattile che ci avvisa quando abbiamo effettuato un tot di rivoluzioni, come vediamo ora è spuntato fuori. E le rivoluzioni qui sono tante, perché questo sistema ci consente ben 300 click di elevazione, 30 milliradianti in questo caso, visto che è in milliradianti. Tornando indietro vediamo che l'avviso tattile ritorna al suo posto e una volta che ritorniamo alla posizione iniziale, la leva di bloccaggio rispunta fuori. È un sistema particolare, proprietario di Leupold, che può piacere o meno e vedremo quanto sarà pratico in poligono naturalmente dopo. A lato troviamo invece la deriva, che è molto più convenzionale perché è libera e per essere un cannocchiale tattico abbastanza insolito la caratteristica è di essere coperta. Di lato qua invece troviamo la regolazione del parallasse, che è di una morbidezza incredibile da come ci si aspetta da un'ottica di questo genere, e vediamo che parte da circa 75 yards fino all'infinito. Può sembrare un range di parallasse piuttosto limitante, perché dici uno mette a fuoco soltanto 75 metri, ma essendo un'ottica con reticolo sul primo piano focale, una volta che si mettono ingrandimenti al minimo, in genere si riesce a mettere a fuoco veramente molto 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 vicino. È una cosa che è molto diffusa nei cannocchiali primo piano focale. L'ottica ha un tubo con un diametro abbastanza inusuale, 35 mm, ma naturalmente Leupold fornisce anche gli anelli, non di serie naturalmente. E difatti qui è stata collegata all'arma tramite due anelli Leupold Mark IV, sempre appunto un anello di altissimo livello, in alluminio con clampaggio in acciaio ed dado in acciaio, quindi il massimo della robustezza possibile. Sicuramente un setup veramente veramente di alto livello, che non vedo l'ora di provare in poligono. Eccoci finalmente alla prova a fuoco della nostra Sabatti, siamo qui al TSN di Lastrasigna per vedere se questa carabina, oltre che essere veramente ben predisposta per il tiro, può essere anche una valida alternativa per la caccia, visto che la proveremo proprio con munizioni da caccia, cioè le Remington Core Locked da 180 grani, visto che vogliamo scoprire se è un'arma che, oltre ad essere adatta al tiro, è anche adatta anche alla caccia. Vediamo.
Tiriamo le somme di questa giornata all'astra segna, veramente spettacolare come struttura, sono divertito un sacco. Vediamo il bersaglio. Allora, dopo un preazzeramento 100 metri mi sono spostato a 200 metri e ho mirato in mezzo a questi due bersagli, immaginando la caduta del proiettile per cercare di evitare magari di andare fuori bersaglio, e ho sparato un colpo ed è finito qui. Dopo ho ribattuto il colpo per magari constatare che non fosse un errore fortuito ed è finito sempre qui, e a quel punto ho applicato le corrette regolazioni attraverso il Leupold Mark 5 e ho realizzato questa rosata qui a 200 metri. Tirando leggermente a sinistra c'era una leggera brezza, secondo me potrebbe aver influenzato, anche se il peso della palla era particolarmente elevato, ma la velocità di uscita secondo me non così tanto. Considerando la munizione, io ero abbastanza scettico, perché è una soft point proprio vecchia maniera, assolutamente molto dedicata a quello che vogliamo, tiro in battuta, ma evidentemente deve esserci stato un buon riscontro con la canna multiradiale della Sabatti, infatti ha prodotto una rosata tutto sommato notevole considerando il tutto. Sarebbe interessante sapere che tipo di rosate potrebbe produrre con una munizione dedicata o una munizione da tiro commerciale o una munizione ricaricata, ma quello che noi volevamo sapere è quello che poteva produrre con una munizione da caccia, e il poligono ora ha detto la sua. Non resta che vedere l'ultima parte. Eccoci amici, dopo la prova al poligono di Valentino, che ha dato senz'altro risultati incoraggianti. Federica? Sì, sì. Non ci resta che andare a caccia, ma prima dobbiamo dirvi una cosa, che Federica è andata oltre, vero? Che esatto. Cosa hai fatto? Abbiamo realizzato questa tabella balistica, chiaramente inserendo tutte le caratteristiche. Tutti i parametri dell'arma, ottica, eccetera, eccetera. Fino a 500 metri per calcolare i click delle distanze. Ora è chiaro amici che noi non è che pensiamo di portare a queste distanze una munizione come le Corelock, perché chiaramente non è una munizione che permette di fare tiri esasperati, però abbiamo visto che fino a 300-350 metri è una palla che risponde bene con questo impianto balistico, per cui pensiamo di essere tranquilli di poter insidiare gli animali a queste distanze, che poi sono le distanze che troviamo in questo sito di caccia. Quindi noi ci prepariamo e ci vediamo più tardi. Allora, eccoci qua, l'abbiamo ritrovato, ci ha fatto un po' venire che è tirato nel campo e è rientrato dentro. Sì, esatto, credevamo fosse andato chissà dove, invece si è trovato, poi ha fatto quanto? 10 metri. Sì. E l'abbiamo ritrovato. Bene, allora Federica, dammi le tue impressioni su quest'arma. Ma in realtà mi sono trovata abbastanza bene, perché parlando dell'ottica molto nitida, si vedeva dentro molto bene, gli ingrandimenti molto morbidi, anche la ghiera era molto morbida. Esatto. E dato che c'era vento, anche
la stabilizzazione dell'immagine dentro l'ottica non ballava, non tremava troppo, quindi si vedeva abbastanza bene. Certo, questo bene. È dovuto anche al fatto che l'arma è pesante. Esatto, quindi... sì, quindi era leggermente tutto stabile. Assolutamente. E l'impressione su quest'arma? Buono, mi sono trovata. Bello scatto, bello, si impugna bene. Poi il peso fa la sua parte. Fa la sua parte. Certo, magari è un'arma, amici, da utilizzare in un posto dove abbiamo un'altana, perché sì. Chiaramente portarsela dietro magari anche alla cerca diventa un pochettino complicato. Veniamo alle munizioni. Allora, la munizione adesso qua esplode. Le Corelocta hanno fatto il loro lavoro. Chiaramente, amici, è una munizione che si presta più per i tiri a corta distanza che per i tiri a lunga distanza. Però, insomma, in questo caso l'animale è rimasto. Sì, ha fatto qualche metro, ma insomma poi la palla ha lavorato bene. Il nostro test finisce qua. Ringraziamo Federica della partecipazione e della sua pazienza, che comunque sei stata veramente molto disponibile. Sì. Bene, amici, noi vi lasciamo, vi diamo appuntamento per altri test su prodotti Paganini e Sabatti, naturalmente su cacciatoriveri.tv. Questo programma è stato offerto da...